Sì, beh, cominciamo col dire tutto quello che non è stato previsto, perché questa è una elezione che già ci ha riservato delle sorprese o delle conferme. Un'altra debacle dei sondaggi, un'altra clamorosa performance di tutti i sondaggi, perché diciamoci la verità, da mesi davano Biden per favorito, invece questa è un'elezione in testa a testa, un risultato contesissimo sul filo del rasoio, in cui abbiamo passato la nottata addirittura a vedere una rimonta di Trump in tutto quel Midwest operaio dove i sondaggi davano a Biden delle percentuali non enormi, ma comunque sempre positive. Quindi un'altra giornata nerissima per i sondaggi. Non c'è stata la famosa onda blu su cui, nonostante la discrezione, in realtà molti democratici stavano puntando, si erano convinti, anche perché i democratici leggono solo i giornali a loro vicini che gli hanno raccontato un'America sull'orlo di una rivoluzione con Black Lives Matter, per l'indignazione popolare sulla cattiva gestione del coronavirus. Si erano creati l'illusione che ci fosse un rigetto di massa di questo presidente, che non c'è. Siamo veramente sul filo di un pareggio. L'intervento di Joe Biden, abbastanza inusuale, nel senso che con una situazione così incerta è uscito dallo scoperto molto presto questa notte, era passata da poco la mezzanotte e mezza qui da noi. Dà il giusto ottimismo. Perché? Quei risultati che vedono Trump in vantaggio nel Michigan, nel Wisconsin, nella Pennsylvania, sono molto abbastanza distorti dal fatto che quegli stati del Midwest conteggiano per prime le schede dell'Election Day, quelle che sono state depositate nelle urne oggi, ieri ormai, martedì 3 novembre, mentre cominciano successivamente lo spoglio delle schede del voto anticipato. E si sa che il voto anticipato favorisce i democratici. Quindi la fiducia di Biden nella vittoria finale non è infondata. Però alla fine lui si è ridotto a dover difendere, a doversi asserragliare in un fortino assediato del Midwest operaio, dove comunque le defezioni sono state importanti. Stavo guardando un sondaggio, per esempio, nell'Ohio, il 56% degli operai iscritti al sindacato hanno votato per Donald Trump. Quindi il recupero, diciamo, del radicamento operaio tradizionale del Partito Democratico è un'operazione riuscita solo a metà, diciamo così. Però la partita è ancora apertissima. Se alla fine dovesse risultare veramente decisivo uno stato, la Pennsylvania, rischiamo di aspettare fino a venerdì, perché per legge la Pennsylvania deve contare anche schede che arrivano per posta fino a venerdì 6 novembre. Ma che hanno il timbro del 3, il timbro di Purché ieri. abbiano, purché siano state imbucate il 3, quindi tutto dipende dal postino americano, i furgoni.